Buongiorno a tutti ragazzi, oggi si scontrano il Google Pixel 7, ultimo smartphone provato, c'è la riprova sul canale, telefono compatto di Google che vi è piaciuto tantissimo e soprattutto che è migliorato nel tempo, si è aggiornato negli scorsi giorni con circa 500 mega di update per i Pixel, sono tantissimi, e porta diverse migliorie che poi ve le racconterò all'interno di questo video. Contro l'S23, un altro compatto super moderno con Snapdragon 8 Gen 2 che vi è piaciuto moltissimo anche questo, quindi un versus che secondo me ci sta quest'oggi. Vi ho ascoltato, quindi volete i video in verticale uno contro l'altro, però non vi dirò quale è lo smartphone A e quale è lo smartphone B, ve lo dirò però a fine video, quindi dovete attendere la fine del video. Questo perché secondo me è più interessante e crea meno confusione nelle vostre teste, meno pregiudizi, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, come sempre, mettetevi comodi, se mi volete supportare un like è sempre bello da ricevere, condividete il video, iscrivetevi al canale. Detto questo, ragazzi, adesso cambio veloce di location perché andiamo a confrontare questi due smartphone. Eccoci qua ragazzi, smartphone A contro smartphone B, siamo in questo momento a Torino. E sta registrando il tutto in 4K a 60 fps uno accanto all'altro, almeno potete anche vedere e scegliere quale vi piace di più. Adesso facciamo una carrellata. Sto camminando, però non sto utilizzando uno stabilizzatore. Ho gli smartphone uno a fianco all'altro, ho un accrocchio fatto da me, quindi è tutta una roba fatta in casa, però dovrebbe tenere bene con la camera principale. E ora andremo sulla grandangolare. Ecco qua, stesso video adesso invece con la grandangolare, almeno potete anche vedere come stabilizzano i due smartphone. Camminiamo un attimino, controluce, quindi situazioni molto difficili perché almeno voglio vedere proprio come i telefoni lavorano e non mi sembra male la stabilizzazione di entrambi i prodotti. Utilizziamo anche lo zoom, questo invece è più difficile, però mi interessa più che altro sentire l'audio che i due smartphone fanno quando si utilizza la fotocamera zoom. Proviamo anche a muoverci, qui vedo una differenza di stabilizzazione tra i due telefoni, però comunque poi scegliete voi il vincitore. Eccoli qua. Non poteva mancare il versus con la fotocamera frontale, quindi 4K a 60 fps per tutti e due gli smartphone, e meno male visto che ci sono i top di gamma che non fanno neanche questa risoluzione. I colori sono totalmente differenti, quindi mamma mia, mi stanno piacendo un botto ragazzi questi versus, veramente un botto. Chi vincerà? Non lo so. Cerchiamo di capire un attimo ragazzi, perché per molti di voi le foto, i video potrebbero non essere importanti, ma potrebbe essere importante ad esempio l'autonomia di uno smartphone. Allora, per quanto riguarda Pixel 7, come abbiamo detto all'interno della riprova, si ferma intorno alle 4 ore e 30 giornaliere di display attivo. Questa è un'autonomia che, come ho detto, nel mio caso non è sufficiente, ma magari nel vostro sì, quindi sta un pochino a voi scegliere. Anche su questo dettaglio il versus. La ricezione, come abbiamo detto, è migliorata, però siamo più o meno, diciamo, al pari di S23. Ecco, su questo profilo possiamo dire due non top smartphone. Mi avete anche chiesto quali sono i top smartphone per quanto riguarda ricezione e parte telefonica. Io direi Huawei, Honor, Motorola, ultimamente anche Xiaomi. Ecco, questi sono i miei dati più o meno consoni, però ecco, diciamo che comunque Pixel 7, siccome il video sta girando questo smartphone, riesce a difendersi, ma non è tra i migliori. Dove secondo me eccelle invece, anzi possiamo dire che
Qualcomm con lo Snapdragon 8 Gen 2 ha fatto dei miracoli quest'anno. È l'S23 piccolino che sta girando questo video, perché si riesce tranquillamente ad arrivare a sera, ma non solo, si riesce a fare 6 ore di display attivo. Cioè, considerate che le 6 ore di display attivo una volta non si vedevano neanche nella versione ultra, mentre quest'anno invece si possono vedere, come ho detto, all'interno dello smartphone compatto. Questo perché? Perché veramente Samsung ha fatto un lavoro fantastico con questo telefono, ma soprattutto grazie alla collaborazione, o meglio grazie alla CPU che è quest'anno di Qualcomm. Quindi ragazzi, non c'è niente da dire. La ricezione ve l'ho detto prima, però un altro dettaglio secondo me da affrontare nel Versus è l'estetica e il design dei due prodotti. Parlando anche di estetica e design, qui dovete scegliere un pochettino voi. Quello che vi posso dire io è che Pixel 7 è meno compatto rispetto a S23, perché effettivamente è più lungo come smartphone, è diverso, ha un bump delle fotocamere molto più pronunciato, un'estetica particolare. Quindi è il vostro gusto assolutamente personale che deve scegliere. Secondo me, quello che vi posso dire io è che veramente tenere in mano Pixel 7 è un pochettino più scomodo rispetto a un S23. S23 ti dà proprio l'effetto del compatto per eccellenza. Vedete, eccolo qua, lo si nota secondo me anche proprio con l'utilizzo con una mano. Vedete, il pollice riesce ad arrivare praticamente quasi a tre quarti di display, cosa che su Pixel 7 non riesco. Per carità, è compatto, è anche Pixel 7, però è più stretto e più lungo rispetto all'S23, e poi secondo me la particolarità di avere questa cornice cromata quest'anno rende proprio il compattino di Samsung molto molto premium. Lato display, ragazzi, qua secondo me non c'è partita, vince S23 con il suo display molto ma veramente molto luminoso sotto luce retta del sole in ambito interno, in ambito esterno. Pixel 7, come vi ho detto durante proprio la riprova, è un display che mi è piaciuto, però sicuramente sotto luce retta del sole, soprattutto d'estate, luglio, agosto, giugno, settembre, insomma, si farà sicuramente un pelino più di fatica rispetto a questo S23 che ha praticamente un faro per quanto riguarda il display. Adesso però vi faccio vedere ovviamente anche quello di Pixel 7. Eccolo qua, vedete, lui non è che sfiguri, attenzione, cioè non è che si vede male, eccetera, eccetera, è che sostanzialmente è un pochino meno luminoso nel picco massimo rispetto all'S23. S23 che ha lo stesso display come luminosità massima di S23 Plus, e devo dire che si notano tutte. Più che altro ho notato anche una precisione del sensore biometrico sotto al display migliore in S23 rispetto a Pixel 7. Poi vabbè, l'interfaccia, ragazzi, qua sta a voi. Abbiamo due super top di gamma per quanto riguarda gli aggiornamenti, entrambi aggiornati alle patch di marzo per quanto riguarda la sicurezza, che è molto importante. Addirittura i Samsung si aggiornano prima rispetto ai Pixel, però qua sta a voi scegliere: volete un'interfaccia stock, snella, senza troppi fronzoli, eccetera eccetera, Pixel 7; volete un ecosistema molto molto completo, una One UI che è comunque migliorata, allora dovete andare sull'S23 di Samsung. Eccoli qua, ragazzi, una affianco all'altra, Pixel 7 versus S23. Avete visto le foto, avete visto i video. Lo smartphone A era Pixel 7, lo smartphone B era S23, quindi sta a voi scegliere il vincitore anche lato foto e lato video. Devo dire un bel versus, secondo me la differenza la fa anche il prezzo, perché fondamentalmente l'S23 si trova intorno agli 800 euro, la variante 128, Pixel 7 costa molto meno visto che comunque non è uscito adesso, processore di casa, quindi il Tensor, contro il meraviglioso Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 quest'anno, che ha fatto veramente la differenza. Sono curioso di sapere qual è il vostro preferito, vi aspetto quindi nel box dei commenti. È un versus abbastanza difficile, perché anch'io onestamente non so quale scegliere. Come compatto per eccellenza direi S23, però comunque l'esperienza Google Stock, l'esperienza Pixel è alla lunga, è un'esperienza che piace, che effettivamente piace ed ha un qualcosa di diverso rispetto agli altri. Quindi è davvero difficile scegliere. Forse alla lunga preferisco lo Snapdragon 8 Gen 2. Però ecco, come sempre voglio sapere anche la vostra opinione, ragazzi, qua sotto nel box dei commenti. E anche per quest'oggi dal Guerz è tutto, e ci vediamo prossimamente per un nuovo video. Ciao a tutti!